Zucca vuota? A chi? Te la faccio vedere io una bella zucca vuota. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video dedicato ad Halloween. Oggi vi propongo una zucca vuota. Una zucca vuota, sì, oppure da tenere ben riempita per farla saccheggiare dai nostri piccolini. Sono delle zucche fatte con elementi di riciclo e facilissime da portare a spasso a mo' di borsetta. Ma adesso non vi tengo più in suspense, spostiamoci di là e andiamo a vedere la zucca vuota come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra zucca porta dolcetti. Allora, del colore acrilico arancione, io ne ho di due toni, si riferiscono proprio di un'inezia, e il nero, voi potete usare anche un solo tono di arancione. Della carta velina, io non l'ho trovata, vi giuro, ne ho quintali ma non l'ho trovata, e quindi ho preso della carta semplice arancione, poco grammata, potete usare un qualunque tipo di carta, nera, marrone, verdone, arancione, tutti questi colori vanno benissimo. O utilizzate la carta normale, quella per le fotocopie per intenderci, e la utilizzerete come me, o con la carta velina vi verrà tutto più semplice. 1/2 di questi nastrini, che cosa sono? Pulisci pipa, come si chiamano? Non so come si chiamano, con l'anima di fil di ferro e tutti pelusciosi. Io ce li ho verdi, vanno benissimo anche marroni, vanno benissimo anche gli scovolini per la pipa, i pulisci pipa dipinti con dell'acrilico verde. Poi, se volete fare anche la faccina di Night Before Christmas, vi servirà un acrilico bianco, degli scovolini o viola o arancioni o neri o bianchi, quello che trovate, un tagliabalza, un pennello grande, un pennello piccolo, entrambi i pennelli scarsi. Poi, la mia opzione di riciclo, io la zucca la farò con due ciotoline che vedete sono usate, le usate per i lavoretti con i bambini. Voi potete usare due ciotoline come queste, oppure due ciotoline del mascarpone, della ricotta, dello yogurt, tutto quello che è accorpato dia una forma zucchiforme tondeggiante, leggermente schiacciata, così. Una fustella per praticare un buchino, come quello dei quaderni per intenderci, questi buchini qui. Vi occorreranno anche delle forbici o delle forbicine, io mi trovo meglio con le forbicine. Un pochino di acqua, una pistola a caldo, per sicurezza ho preso anche dei togliolini di carta per pulire i pennelli, e una base da taglio. Iniziamo subito proprio dalla nostra base da taglio, praticando un foro qui sulla base della mia ciotolina. Infilzo e seguo la linea guida, anche se poi dovrò aprirla ulteriormente, quindi non è necessario essere troppo precisi, potete andare anche assolutamente liberi. A questo punto prendo le mie forbicine, allargo quanto voglio che sia capiente per far entrare la mano del bambino, perché questa sarà l'apertura, il mio foro, tolgo lì dove c'è la porzione in più. E una volta creata questa scanalatura, procedo il più dritto possibile a tagliare tutta l'apertura. Per dare poi un taglio certo, io mi aiuto sempre col tagliabalza e la base da taglio, perché con loro riesco a dare un taglio più nitido e netto. Quando entrerà la mano di un adulto, allora lì siamo a posto, che anche i nostri bambini ci entrano agevolmente. Quello che avremo sarà questo. Quindi a questo punto dovremo decidere in quale parte fare la bocca e in quale parte fare gli occhi. Gli occhi ovviamente li faremo nella parte superiore, quindi qui, e saranno gli occhi triangolari tipici.
delle zucche di Halloween di Jack the Lantern. Allora, io vi lascio qui il link dove potete trovare tutte le proposte di arte per te riguardanti Halloween. Sono veramente tante ormai, in tanti anni di programmazione. Prendo del nero ben denso e comincio a fare la boccuccia. Io dipingerò nel lato interno, quindi farò un bel sorriso diabolico. Lasciamo asciugare una volta il sinistro sorriso, quindi ripassiamo finché non sarà del tutto coprente. Serviranno circa 3 mani di acrilico. Nel frattempo spostiamoci sugli occhi, che vanno invece nella parte alta. Gli occhi li farò ovali, convergenti verso l'alto, così per intenderci, uno, senza essere troppo precisa, e sempre qui farò anche i buchini del nasello. Ok, quindi una volta chiusa, la faccina della mia lanterna sarà questa qua. Molto Nightmare Before Christmas, quindi se volete potete anche colorarlo tutto di bianco. Vi sto dando 2 idee in una. Ne facciamo una Night Before Christmas e una invece zucca. E la zucca invece la faccio con la faccia simpatica. Dai, facciamo questa cosa in corso d'opera. Cambiamo il video mentre lo stiamo girando. In questa dove facciamo la zucca invece rendiamo questa zucca leggermente più simpatica. Faccio degli occhi triangolari. Così. Per quanto concerne la boccuccia, facciamo un sorrisone sdentato, che ne dite? Ditemi se non è buffissimo. Carinissima, non fa paura proprio a nessuno. Adesso faccio asciugare i particolari in nero, quindi li rendo totalmente opachi, quindi lascio asciugare tra una mano e l'altra, quindi andiamo con la mano di colore di fondo su tutta la zucca. Siate molto veloci da questa parte e andateci per ultimo, in modo che anche quando ci sia una leggera sbavatura non infisci tutto il lavoro e tutto il fondo che avete già dato. Quindi prima dipingete tutto il resto e poi solamente alla fine le parti vicino al nero, ok? Dovete fare un lavoro in quelle zone un po' più di precisione. Quando dipingete vicino alle parti nere, la prima passata datela velocissima, così. Non state troppo sul colore, in modo che non faccia rinvenire il nero sottostante. Visto? E rimanga tutto ben netto. Tanto poi ci sarà tempo per ripassarci su. Ve lo metto su fondo scuro, così potrete apprezzarne meglio lo stacco. Vedete? Io ho dato la prima mano, adesso faccio asciugare perfettamente, poi do la seconda mano di bianco. Bene, una volta finito il fantasmino bianco, vi prendete il mix di arancio e ripassatelo su quello che, su quella che diventerà la vostra zucca. Come vi ho detto prima, gli occhi, la parte nera per ultima. Ora prendo le metà con gli occhi di entrambe le mie borsettine e
da una parte all'altra sulle tempie, diciamo così, pratico due fori. Uno, fateli abbastanza profondi e non subito qui appena riuscite a far entrare la fustellatrice, perché col peso è sempre meglio avere un po' di scarto di margine. Adesso mettiamo gli scatolini in maniera tale che siano esattamente lì come li vogliamo appiccicare. Io li voglio appiccicare così, carina, con una pistola a caldo che avrò avuto la cura di staccare qualche secondo prima, in modo che la colla non esca super incandescente. Faccio un giro di colla sottilissimo ma veloce. Mi raccomando che sia sottile, se no fonde la plastica. E subito vado ad attaccare i due pezzi. Poi, se ci sarà bisogno, metto un altro po' di colla qui sul profilo esterno. Quindi prendo il laccetto del colore che desidero, io questo lo faccio viola, lo infilo, lo giro e lo avvito. Così da una parte, bello stretto, e dall'altra. Fatto questo, in questo bianco non mi spremo neanche più di tanto, prendo semplicemente dei tovaglioli di carta bianchi, prendo il mio cestinetto e infilo dentro il tovagliolo, in modo che, mettendo i dolcetti, l'acrilico non si rovini e soprattutto che anche il taglio a vivo della plastica, che magari non abbiamo rifinito bene, non dia fastidio alla manina del bimbo. Potete mettere anche della velina viola, ci starà benissimo. Voilà! Adesso procediamo con la zucca. Stesso discorso, colla a caldo su tutto il bordo, la giro verso di me, se no non capisco la direzione del nasino. Prendo questa volta il verde, qui con una velina nera starebbe benissimo, o una carta nera, io in questo momento non ce l'ho a portata di mano, anche un tovagliolino di carta arancione o una carta arancione va benissimo. Cosa faccio? Prendo un foglio di carta arancione, lo spiegazzo più e più volte in modo da ammorbidirne la fibra, mi raccomando spiegazzatelo molto bene, se no non sortirete l'effetto desiderato, deve venire una carta molto morbida. Quindi inseriamo all'interno del cestino, naturalmente potrete foderarle anche di stoffa come meglio credete, a me serve giusto una protezione per non scalfire l'acrilico dentro. Ed eccole qua, i nostri due cestini belli e pronti. La zucca simpaticona o il fantasmino, decidete voi, andate in giro chiedendo dolcetto o scherzetto con queste due bellissime pochette ultra trendy. Potreste anche usarle per mettere qui i dolcetti e qui gli scherzetti da far estrarre a chi incontrate per strada, e quindi scegliere così la sorte che gli capiterà. Bene, adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Che carine le nostre zucche e che semplici da fare, basta beccare il contenitore giusto. Io ho usato queste coppettine che trovate in tutti i supermercati e che io ho usato per la creatività con i bambini, abbiamo fatto i piattini in terracotta dentro queste ciotoline, abbiamo dato la forma, quindi ne ho veramente centinaia da smaltire in riciclo e le sto cominciando ad usare con voi, ne vedrete altre. Voi potete anche usare i vasettini dello yogurt, delle ricotte, dei mascarpone, tutti quei vasettini bassi e larghi che messi in coppia danno questo aspetto un po'
zuccoso al contenitore. Bene, sbizzarrite la vostra creatività, fatemi vedere come sviluppate questo progetto mettendoci del vostro e fatemelo sapere magari postandomi le foto sulla mia pagina Facebook oppure taggandomi su Instagram. Mi seguite su Instagram e su Facebook? No, malissimo, perché lì ci sono tutte le anteprime di tutte le proposte che vado fornendovi di volta in volta, quindi venite a cercare il pennello bianco su fondo rosso Arte per te sia su Facebook che su Instagram. Vi aspetto anche nei miei altri due canali YouTube. Lo sapete che ho altri due canali su YouTube e sono bellissimi. Insomma, decidete voi se lo sono, ma per deciderlo dovete venirmi a trovare. C'è il mio canale Ombretta e il mio canale con mio marito Due Cuori e una Cappa. E allora basta, io vi aspetto ovunque voi vogliate sul web, ma soprattutto vi aspetto sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!